Maestro numero 4, il Maestro Carraiolo. Il Maestro Carraiolo è Arturo Mercurio. Che cosa vuol rappresentare questo carro? Intanto il titolo è bianco, rosso e roseto, è rosato, chiedo scusa, che si rifà chiaramente a un film che molti di noi avranno visto, Il buono, il brutto e il cattivo. Possiamo abbassare cortesemente il... ecco, grazie. Questo è un carro fatto solamente da giovani. Pensate che il più anziano si fa per dire, tra questi ragazzi, ha 25 anni e l'età media dei collaboratori al carro è di 18 anni. Cosa vogliono rappresentare con questo carro? Vogliono rappresentare il paese di Solopaca in chiave western. Hanno realizzato il campanile, hanno realizzato il saloon, che hanno scherzosamente chiamato Fonzie's Bar, perché è un bar dove loro abitualmente si riuniscono. Hanno poi rappresentato nella loro satira politica il palazzo del comune con l'ufficio dello sceriffo. Il vincitore alla fine fra i tre, tra il rosso, il rosato e il bianco, porterà a casa non un tesoro, ma molto più di un tesoro che trova nella tomba scavata, cioè una bottiglia di vino DOC di Solopaca. Incoraggiamo con un applauso questi ragazzi, perché sono giovani e perché, come potete facilmente capire, alle prime sfilate loro non c'erano, non erano ancora nati. Speriamo che ci facciano compagnia anche nelle sfilate degli anni futuri. Grazie. Agli amici ad Maiora, gli amici e i giovani di Solopaca sono meritevoli perché stanno vivacizzando da un punto di vista culturale il paese e hanno fatto pure delle recite teatrali, e sono stati molto bravi ed apprezzati. Ecco, vedete il cowboy a cavallo che questi tre si contendono, dicevo, il vino DOC di Solopaca.